Oggi la presentazione ufficiale con due momenti clou, l'inaugurazione della mostra e nel pomeriggio il concerto alla Scala. Possiamo dire che è iniziato Contro la Rovescia ufficialmente? Sì, possiamo dire che è iniziato, perché sia l'inaugurazione e l'apertura della mostra questa mattina, voglio ricordarlo, è la prima mostra sulla storia vera dell'Associazione Nazionale Alpini, completa da un lato ma anche così propositiva dall'altro. E allora a me non resta che dire veramente grazie a chi l'ha pensata a suo tempo, voglio ricordare Cesare Lavizzari, e a chi poi l'ha realizzata, la sorella, e tutti coloro che hanno collaborato, e in particolare il past presidente Beppe Parazzini. Credo che è stato un momento importante di partenza e credo che potrà essere anche un momento futuro, a memoria. L'idea è quella che questa mostra possa diventare una mostra diciamo stabile, in modo tale da poter pensare anche ai giovani di un domani, che possano capire e vedere quello che l'associazione in questi 100 anni ha fatto. Dall'altro lato, oggi la conferenza è l'apertura, il modo per dire partiamo, e nella realtà siamo ormai a pochi giorni, quindi di fatto è una partenza che, se il buongiorno si vede dal mattino, devo dire che è un buongiorno. Io sono convinto come sempre che gli alpini sapranno creare quell'entusiasmo, quel feeling con la popolazione, anche con quella di Milano, e alla fine tireremo le somme, ma alla fine sono convinto che sarà questa, che è quella del centenario, una grande adunata. Solo due parole sul motto 100 anni di coraggioso impegno. Sì, questo è un motto che vuole sottintendere la capacità sempre che hanno avuto gli alpini in tutti i momenti, soprattutto in quelli difficili che ha sopportato il nostro paese, di essere presenti, di avere il coraggio di fare un passo in avanti e un passo in più. È un onore che io credo debba essere reso ai miei predecessori, a quegli alpini che hanno saputo generosamente dare. Oggi anche la consegna del tricolore, che meteo permettendo verrà portato sull'Ortigara e poi issato al momento dell'alzabandiera venerdì. Sì, credo che anche questo sia stato e sia un segno particolare, fortemente simbolico per noi alpini. Andare sull'Ortigara con i nostri giovani di oggi, portare lì una bandiera che abbiamo consegnato stamattina, fare lì l'alzabandiera e rendere l'onore ai caduti, poi riprendere quella bandiera, riportarla qui il venerdì della settimana prossima per fare l'alzabandiera ufficiale qui a Milano, io credo che sia qualcosa di importantissimo. Voglio poi ricordare che quella bandiera sarà messa nell'ufficio del Presidente Nazionale, quindi sarà una bandiera del centenario, in ricordo del centenario, idealmente dei caduti di allora, l'Ortigara ne è un simbolo, e dell'associazione di oggi che li ricorda. La sezione sta facendo di tutto insieme al comitato organizzatore per rendere la adunata perfetta. Parte però della responsabilità e anche di chi poi arriverà a Milano e la dovrà vivere. Certo, questo è un appello che, come ogni anno, chi porta questo cappello in testa deve avere senso di responsabilità. Ce l'hanno insegnato a Naia e dobbiamo essere identici ad allora. Certo, con uno stile più gioioso, come ci ha insegnato il past president Beppe Parazzini, dopo l'arduo dovere viene anche il momento dello stare insieme. Ma come dico io, siccome squilla la tromba della dunata, nessuno ci obbliga a venire, ma se veniamo dobbiamo venire per essere insieme, contenti di stare insieme. Punto. E allora questo significa essere rispettosi della città, delle istituzioni, delle regole, e poi alla fine sarà ricordata anche per quello, una buona dunata per quello. Grazie.